Acireale si prepara ad ospitare il quinto trofeo Città di Acireale, Memorial Nunzio Brischetto, che si svolgerà domenica alle 20 in Piazza Duomo ad Acireale. L'evento, particolarmente sentito dalla città, è stato presentato stamane in conferenza stampa al Palazzo del Turismo. Tra i rappresentanti dell'amministrazione comunale presenti, l'assessore allo sport, Francesco Carraro, ha spiegato ai nostri microfoni quanto il Memorial sia importante per Acireale. Sicuramente Acireale ha bisogno di queste iniziative, ha bisogno di queste promozioni, anche perché non ci dobbiamo sempre soffermare su determinati sport che sono la routine, ma esistono anche realtà sicuramente non inferiori alle altre, ma di grande rilievo. Organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Acireale Box, il trofeo, dedicato agli appassionati di pugilato e Muay Thai, è anche una maniera per far conoscere uno sport sano che è purtroppo spesso vittima di pregiudizi falsi ed infondati. Per me è un grande evento combattere nella terra della Sicilia e spero che ci sarà un bel match entrambi. È uno sport di sofferenza, è tanto allenamento, però che ti dà tante emozioni. È una bella cosa. Nunzio Brischetto era il nostro consigliere, ma è una persona troppo attiva, troppo buona e troppo disponibile per non meritare questo piccolo omaggio a lui. Per noi è sempre poco, perché lui ha fatto tanto e questo è il minimo con cui lo possiamo ricambiare. Per cui ci rende lieti l'afflusso del pubblico, le prestazioni dei ragazzi, sapendo che lo stanno dedicando a lui. Per noi è fondamentale. E lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto per noi fino a quando ha potuto. La gente è convinta, il naso rotto, non siamo a quello. È sport, è sano e alla base si chiama l'arte dei nobili. Proprio perché c'è tanta nobiltà, c'è tanto cuore in quello che fanno questi ragazzi. Poi nel tempo bisogna scindere un amatore, un agonista, chi vuole fare a cazzotti nella vita, ma sempre tutelato da regole, persone professionali e persone che ti seguono con affetto e professionalità. E secondo me questo deve essere un buon incentivo ai ragazzi che vogliono cimentarsi a fare sport, che non sia il classico gioco del calcio, non per discriminare, ma qualcosa che li renda partecipi e soprattutto singoli, unici in quello che fanno. Sei tu e l'altro.